Nel cinema ci sono sempre tantissime sorprese, ma pochissime certezze, e fino ad oggi una di queste corrispondeva al nome di Guillermo del Toro. Ecco, da oggi non sarà più così. Parliamo della Fiera delle Illusioni, l'ultimo film di Guillermo del Toro, appunto, con i bravissimi Bradley Cooper, William Dafoe, Rooney Mara, chi più ne ha più ne metta, un cast eccezionale. Per un film estremamente deludente, secondo me. Ad attirarmi ad andare a vedere questo film non è stato solo il cast o la regia, ma è stato il trailer, perché veramente la costruzione del trailer credo sia una delle più belle che io abbia mai visto. Il trailer è super adrenalinico, riesce subito a immergerti nella storia e quindi tu dici: cazzarola, con un cast così, una trama così e un regista così, non posso non correre a vedere questo film appena esce, immediatamente proprio. Arrivo in sala, si spengono le luci, mi sorbisco purtroppo quel quarto d'ora di pubblicità pre-film e poi finalmente inizia questo film e per i primi 20 minuti è spettacolare, secondo me, è bellissimo il film. Vediamo Stan, interpretato appunto da Bradley Cooper, che poi è il protagonista. Ma non lo sentiamo mai parlare. Questa cosa mi ha incuriosito tantissimo perché, appunto, volevo conoscere di più di questo personaggio. Volevo capire il perché stesse facendo determinate cose. Volevo essere accompagnato alla ricerca di questa sua psiche. Ogni volta che incontravo un personaggio si comportava in una maniera. Allora volevo scoprire, avevo fame di sapere. E poi vengo deluso tantissimo. A un certo punto il film cambia registro totalmente, diventa un'altra cosa, ed è come se la parte iniziale venisse costantemente messa da parte e fosse solamente un escamotage per introdurre il personaggio interpretato da Rooney Mara, Molly. E tutta questa prima parte venisse messa da parte, se non per il fatto che lui lì apprende l'arte del mentalismo, perché comunque Stan interpreta un mentalista, un imbroglione a tutti gli effetti, una persona che inganna le altre persone per guadagnare, insomma, un imbroglione. Un imbroglione. Un po' come mi sono sentito imbrogliato io ad andare a vedere questo film, ma quello è un altro discorso. Il film dura 2 ore e mezzo e tolti 20 minuti, la mezz'ora iniziale, per le altre 2 ore o comunque 1 ora e 50 se leviamo gli ultimi 10 minuti finali, che ok, il film è di una noia, secondo me, pazzesca. Non succede nulla di rilevante, non c'è mai un conflitto veramente conflittuale, scusatemi il gioco di parole. Ogni volta che c'è un momento, diciamo, più complicato, un nodo da sciogliere, viene sciolto praticamente nel giro di 2 secondi, o forse anche 1 e mezzo. Non c'è mai una complicazione, non entriamo mai veramente nella psiche dei personaggi e ce ne sarebbe stato da approfondire sul personaggio di Stan, ma non viene mai approfondito. È come se il film ci provasse ad arrivare ad alzare sempre più l'asticella, ma non ce la faccia mai veramente. È piatto. La recitazione, tra l'altro, a tratti l'ho trovata anche un po' sopra le righe, un po' teatrale. Non so se questa è una scelta voluta, però a me ha dato un po' fastidio in questo film. Nel senso, certe volte non mi sembrava proprio azzeccatissima. Ma chi sono io per giudicare Bradley Cooper, Rooney Mara, William Dafoe, eccetera? Questa è solo un'opinione personale. E comunque il film mi è risultato piatto e a un certo punto mi sono addirittura chiesto se il trailer che avevo visto in precedenza corrispondesse esattamente al film che stavo vedendo, perché non c'entra. Il film rispecchia esattamente la personalità di Stan, ti inganna. Se non fosse per la parte finale, che ovviamente non posso spoilerarvi, dove viene ripreso l'inizio e quindi tu dici: ah, ecco perché mi hai fatto vedere quelle cose all'inizio. Ma niente. Per tutto il film viene, questo è un piccolissimo spoiler, ma niente di che, per tutto il film viene messo in mezzo questo dramma, questo conflitto che Bradley Cooper ha con il padre, che poi alla fine della storia tu dici: e quindi a che mi che per perché tutto il film io mi sono chiesto perché, ma non quel perché che ti incuriosisce, quel perché del perché mi sto vedendo questo film, cioè che sto dove vogliono arrivare, e questo dove vogliono arrivare non ti dà risposta. Il finale del film è super chiuso, non è che lascia
a interpretazioni, cioè è quello ed è solo quello il finale, ma è deludente perché tu guardi il finale e dici, e allora tutto quello che io ho visto fino adesso, tolti i 20 minuti iniziali, ma che mi è servito? Facevate un cortometraggio, prendevate i primi 20 minuti, prendevate gli ultimi 10 minuti, mezz'ora di film, boh, avevamo fatto. E invece no, abbiamo dovuto fare un film di 2 ore e mezzo inutilmente, secondo me. Sono amareggiato, magari non l'ho capito io, magari è un capolavoro, queste sono sempre opinioni a caldo, io sono appena uscito dalla sala, non lo so, ma a me questo film ha estremamente, estremamente deluso e sono incazzato perché c'era tutto il potenziale. Io so che questo film è preso da un romanzo e io non ho letto il romanzo, quindi non so se magari è fedelissimo al romanzo. Il romanzo è sviluppato così, quindi Guillermo del Toro ha detto: sentite, non l'ho scritto io, il romanzo è così e io lo faccio così. Ma non lo so, so semplicemente che è un film, a mio parere, puramente estetico. Sulla fotografia niente da dire, cast eccezionale, regia eccezionale, nonostante qui non è che io abbia trovato degli escamotage anche a livello registico chissà quanto particolari, però comunque una regia abbastanza lineare ma che ti permette di entrare all'interno del film. Il problema, secondo me, è il film stesso. C'è anche in questo film quella continua ossessione del mostro che Guillermo mette in tutti i suoi film, quella ricerca di chi è veramente il mostro, se il mostro è quella persona che viene dipinta come mostro o il mostro è chi dipinge e addita un'altra persona. Quindi c'è sempre questo tema ricorrente, questo filo che unisce tutte le sue pellicole, ma qui secondo me non lo so, non mi ha convinto, è un po' messo lì in maniera forzata, secondo me. E ripeto, magari è la storia che è così e quindi non mi sarebbe piaciuto neanche il romanzo, non lo so, non l'ho letto, devo dire la verità, ma questo film mi ha estremamente deluso, soprattutto per le aspettative che mi ero fatto guardando il trailer, un trailer che secondo me non rispecchia per niente il mood del film. Detto questo, comunque il film è nuovissimo, è in sala, è solo per il cast, vale comunque la pena di essere visto al cinema, la fotografia è bellissima, quindi per gli occhi è comunque una delizia. Come sempre, io consiglio di andare a fare l'esperienza al cinema perché magari a me non è piaciuto, ma a voi piacerà tantissimo. Magari l'avete già visto e vi è già piaciuto e potete dirmelo con un commento qua sotto, ovviamente no spoiler per non spoilerare a chi non l'ha visto. Oppure, se vogliamo parlare del film liberamente, potete seguirmi su Instagram e lì possiamo parlare liberamente. Io vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto del video, vi invito a iscrivervi al canale perché a voi non costa nulla, ma a me aiuterebbe tantissimo. Ho grandissimi progetti per questo canale da quest'anno in poi e quindi non vedo l'ora di condividere tutto quello che c'è qua dentro con voi. E noi ci vediamo alla prossima recensione, sperando che sia di un film migliore di questo, ma comunque sempre viva il cinema. Dai!